Forma di Dublino che siamo riusciti a ottenere in Parlamento con una maggioranza storica dei 2/3, riunendo già in Parlamento quel fronte progressista ed ecologista insieme, che anche superi le tradizionali famiglie politiche per arrivare a quel risultato, e abbiamo vinto pur non avendo i numeri. Chi è che blocca queste riforme? Sono gli amici del ministro Salvini, il governo ungherese di Orban, quello polacco, ecco. Rispetto a questo devo dire, noi ce la prendiamo con i nazionalisti, ce la prendiamo con Salvini per essere Salvini, però ce la prendiamo di più con quelli che avrebbero potuto fare la differenza, con quegli europeisti di facciata che sventolano la bandiera ma nelle stanze del Consiglio non hanno minimamente cambiato le loro scelte, il loro modo di fare politica. Ecco, noi adesso, in questo momento, mentre ci avviciniamo all'appuntamento elettorale, abbiamo la responsabilità di dirlo con chiarezza, che non ci convincono affatto gli appelli generici all'unità di tutti gli europeisti contro i mostri, perché li vedo già nascondersi tra gli europeisti anche i protagonisti degli errori madornali, delle scelte di politica economica e sociale disastrosa che in questi anni in Europa come in Italia hanno aumentato le disuguaglianze anziché ridurle e hanno aperto la strada, rendendo all'ultradestra la vita molto semplice a individuare il nemico, l'ultimo arrivato, quello sul barcone come causa di tutti i mali, mentre fanno agire indisturbati i veri responsabili di questa crisi, come le multinazionali che ogni anno sottraggono con evasione ed elusione fiscale, si stima fino a 1.000 miliardi di euro all'anno. Ecco, di queste cose parleremo soltanto noi nella campagna elettorale e avremo davvero la responsabilità di invertire questa rotta e di uscire da quella crudeltà diventata linea di governo per indicare e anche per orientare le giuste frustrazioni e preoccupazioni dei cittadini verso i nemici giusti. Ecco, per fare questo rimandiamoli al mittente questi generici appelli all'unità di tutti gli europeisti e segniamo un confine chiaro, ma dall'altra parte, l'avranno già detto chi mi ha preceduto parlando, Andrea, forse anche Lorenzo prima, dall'altra parte siamo sempre stati compatti anche nel ribadire con forza in ogni occasione in cui è stato necessario che il nostro sforzo unitario genuino non può e non deve spingersi ad accogliere le contraddizioni che hanno messo la sinistra al margine in questi anni. E guardate, è vero, è tardi e il tempo è poco, ma posso assicurarvi che se siamo arrivati così tardi non è colpa nostra e vostra. Siamo arrivati tardi anche perché purtroppo nelle discussioni c'è chi ha deciso di ripiegarsi su un identitarismo che non è utile a portare nello scenario europeo italiano una vera novità, quella del, diciamo, trovare un equilibrio tra sensibilità e storie politiche anche diverse che però condividano le risposte da dare alle grandi sfide su cui ci giochiamo il futuro e che, come sappiamo qui dentro, sono tutte europee e globali. È illusorio raccontare che le si possano risolvere all'interno dei confini nazionali. Quindi ecco, questo per dire che non è nemmeno colpa nostra se a un certo punto delle discussioni già inoltrate qualche nostro interlocutore ha deciso di cambiare le regole strada facendo, ha deciso di chiedere a noi tutti di trovare un punto di mediazione lessicale con chi pensa anche a sinistra che la risposta a queste sfide sia rinchiudersi nei confini nazionali. Non si può fare. E auguri se qualcuno pensa di poter in un mese trovare un compromesso su una questione che divide la sinistra europea da più di 3 anni. E se non siamo stati in grado lì di trovare un compromesso con queste posizioni, non credo che saremo in grado di farlo. Allo stesso tempo siamo stati molto chiari nel dire e nell'avvertire di non cadere nella tentazione di personalizzare la sfida europea oppure di anteporre alla sfida europea delle legittime ambizioni di altro tipo su altre partite che possono essere nazionali o possono essere regionali. Bisogna capire che queste europee rappresentano un bivio fondamentale per il futuro di tutti noi e quella internazionale dei nazionalisti, sto dicendo un sacco di cose su cui, come sapete, Lorenzo chiederà il copyright, faccio apposta. L'internazionale dei nazionalisti farà per certo questa battaglia come questa campagna, come una vera campagna europea e noi non possiamo essere da meno e non possiamo farci scippare l'internazionalismo dai nazionalisti. Quindi ecco, non ci servono 2 o 3 progetti incoerenti, ce ne basterebbe uno solo che sia però coerente. E
Sono molto d'accordo con voi e con la votazione che avete fatto e vi posso assicurare che i prossimi giorni saranno decisivi per il tipo di progetto che saremo, spero, in grado di mettere in campo, ma che è certo che quel progetto assicurerà la coerenza, perché anche nelle discussioni più recenti, quella di ieri, è emerso chiaramente come il Green New Deal può fare da perno per cercare di mettere insieme anche diverse storie e culture politiche che condividono l'urgenza della transizione ecologica anche come chiave di lettura delle trasformazioni avvenute in questi anni nelle nostre società e come chiave di rilancio di una nuova prospettiva che riduca le disuguaglianze, che arrivi ad eliminarle e che al contempo rilanci anche un'occupazione di qualità oltre che in quantità. Ecco, attorno a questo stiamo veramente facendo tutto il nostro sforzo. Io credo che dobbiamo evitare, ed è anche per questo che si è fatta lunga, dobbiamo evitare che in quel terzo spazio ci siano due o tre liste diverse che dicano più o meno le stesse cose, perché io credo che le splendide piazze che si stanno riempiendo in tanta parte d'Italia sulle cause giuste che combattiamo insieme ci punirebbero se noi arrivassimo divisi a questa sfida. Ed è per questo, insomma, che stiamo cercando di mettere insieme sulla base di un principio molto semplice, l'abbiamo detto, stiamo sui contenuti, stiamo sui programmi, perché se a sinistra aspettiamo di starci tutti simpatici, questa cosa non la faremo mai. Quindi ecco, gli sforzi sono arrivati a un buon punto, credo che le notizie ve le abbiano già date, sono qui solo a confermare.